Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Sul terreno, no? Per verificare le accuse, c'è una formidabile guerra di propaganda per rintracciare delle prove, ma questo è un altro discorso. Mentre chiedo all'onorevole Vannaferro, alla luce di quanto dicevamo, diciamo, nella prima parte, insomma, dalle prime riflessioni, è arrivato il momento che l'Europa... L'attesa è per il turno di ballottaggio delle elezioni francesi, questo insomma lo sappiamo tutti, ma è arrivato il momento che l'Europa vari almeno il blocco del petrolio o no? Ma è arrivato il momento, un momento che forse doveva arrivare anche prima di questo, devo dire, problema che ha visto la guerra tra Ucraina e Russia, ma soprattutto anche rispetto a quello che dicevamo nella prima parte della trasmissione, che preoccupa anche nell'ultimo servizio, perché parlando di armi chimiche certamente, insomma, vari sono stati gli appelli, non ultimo anche quello del Papa negli ultimi giorni, dove in questo momento bisogna essere sul territorio, ma credo che essendo una guerra in particolare iniziata in modo tradizionale, questa volta la stampa è sui territori ucraini per poter raccontare. Poi è vero altrettanto che la migliore arma in questo momento è la propaganda, propagande differenti tra quella utilizzata dall'Ucraina rispetto a quella della Russia, che ovviamente è rivolta in modo particolare al suo interno, a quei paesi che vivono anche di questa propaganda, penso alla Cina, penso all'India. Quello che un po' lascia, devo dire, rispetto ad un'Europa che è stata in qualche modo ibrida, che non gioca un ruolo da protagonista se non in una seconda fase, ma ancora, devo dire, nelle retrovie, probabilmente, ecco, la preoccupazione è quello che dal punto di vista dei negoziati poco vediamo. Ho letto prima un titolo, tante bombe sul tavolo. Probabilmente da questo punto di vista c'è un'Europa che noi abbiamo sempre giudicato e criticato per essere un gigante burocratico, più che quello che insomma ci si aspettava, invece ha dimostrato poi di essere in qualche modo un nato politico. Questo significa che probabilmente con le elezioni in Francia, probabilmente vedremo quale sarà l'esito, per alcuni anche abbastanza scontato, per altri un po' meno. Speriamo che si possa rafforzare quell'idea di un'Europa che possa contare al suo interno di voci autorevoli, di voci che non camminino, insomma, ognuno per conto proprio, e che abbia quel ruolo per il quale è nata ed è stata pensata. Questo, ecco, devo dire, è il mio pensiero, un pensiero che vede ovviamente anche la dichiarazione stamattina di Macron nel dire verrò a Kiev, verrò in Ucraina, per dimostrare la differenza. La differenza andava dimostrata, devo dire, quando in qualche modo solo l'Europa non aveva compreso che si poteva arrivare a questo tipo di conflitto. L'Europa si è accorta nel momento in cui il conflitto è iniziato, e credo che questo non fosse sicuramente il ruolo che doveva in qualche modo avere, quindi avere un ruolo preventivo rispetto a tutto questo. Vado da...